stazione, anche se poi non andata a buon fine in occasione della gara di regular season persa sul campo della Skipper, che è costata il primo posto in stagione regolare alla Benetton. Tripla di Bell, tripla di Di aspettarselo sempre. Ottima idea questa, variando anche dove vengono i raddoppi. Bravo Mike. Bellissima palla di Iari, c'è First Modic, questa volta sulla, eccolo Ginobili che rimette nelle mani di Marco Iari, gli ultimi sei minuti del primo tempo, pronto a tornare Garbajosa, mentre Iari fa viaggiare bene la palla e trova la schiacciata. Nakbar questa volta con un buon tiro in equilibrio, ma lo sbaglia, parità a 33, Iari dal palleggio, attacca il ferro, arriva fino in fondo, va a bersaglio, gioco fermo per un calato il ritmo. I contropiedi li fa la Kinder quando decide in situazioni del genere. Assolutamente, loro aspettano. E Buleri ha fatto il cross, non è in questo momento bravo Buleri. Palleggio per Marco Iaric, attacca lo stesso Buleri, arriva fino al capolinea, stavolta non arriva la chiusura di Deck. Granger fatica a tenere in mano questo pallone, trova dentro Rashard Griffith, si chiude la difesa, palla riaperta per Iaric, a bersaglio il tiro da tre punti. 1 Kinder, 5 e 50 per la fine del terzo quarto, pronto a tornare Nicola, Marconato non chiude, Iaric ancora una volta batte la difesa della Benetton. Questa difesa molto solida sul pick and roll, le gare, le penetrazioni, i canestri facili della Benetton. Che numero, Iaric, canestro in precedenza, fantastico. Ma guarda qui, è un appoggio proprio rovesciato con effetto. Tutto coraggio per provare a rimontare 7 punti in 2 minuti e 40, Ginobili sicuro dal palleggio, raddoppiato, ributta fuori per Iaric, in ritmo, prende e mette il tiro da 3, chiede poi il riconoscimento, la palla finisce nelle mani di Marco Iaric, Iaric sotto grande controllo, rallentato da Marconato, pesca per la schiacciata, David Anderson. Grave errore Charlie.